Abbiamo convocato questa conferenza stampa perché, come avete scritto, ci sono state tutta una serie di problematiche e noi intendiamo invece rinnovare il nostro impegno nei confronti della città e dei cittadini di Castellamonte, perché riteniamo che la correttezza è metterci la faccia. Quando uno ci mette la faccia, ce la deve mettere fino in fondo. Ci siamo parlati, manca ancora Alberto Pautasso che sta arrivando. Come avete visto durante gli ultimi due consigli comunali, c'è una certa compattezza da parte del gruppo. Siamo assolutamente intenzionati di portare avanti il mandato che i cittadini ci hanno dato e siamo intenzionati a portarlo avanti nel rispetto degli impegni che abbiamo preso con la città. Chiaramente, su quello io ve lo dico subito, non siamo esenti da errori. Noi degli errori li abbiamo fatti, chi non lavora non fa errori. Chi lavora, chi ce la mette tutta, come noi l'abbiamo fatto, e dico noi, queste sette persone qua, abbiamo fatto, da quando ci siamo insediati fino ad oggi. E continueremo a fare così. Continueremo a lavorare per il bene della città. Un anno, circa un anno fa, io adesso dico subito quale sarà la composizione della giunta comunale. Circa un anno fa io dissi, quella è un'altra cosa che è giusto che sia palesata, contro il parere di tutti i consiglieri comunali, io dissi che bisognava fare il vice sindaco a rotazione. Adesso ci sono verificate una serie di questioni che sapete benissimo quali sono, e abbiamo ritenuto ed ho ritenuto che forse quell'esperienza lì era un'esperienza che magari si poteva fare in altre condizioni. Oggi le condizioni dicono che il vice sindaco resterà fino alla fine del mandato, fino alla fine della legislatura, quindi alla carica di vice sindaco rimane Teodoro Medaglia, mentre sarà nominata assessore, è stata nominata assessore, ho appena firmato il decreto, la signora Chiara Faletto. Per cui la composizione abbiamo ridefinito con i ruoli, abbiamo anche tolto qualche colonna che c'era, nel senso che le deleghe erano condivise. Per esempio, la richiesta che i commercianti hanno fatto di chiarezza anche se io ritenevo molto chiara quella suddivisione, però i commercianti ci hanno chiesto, vogliamo un riferimento, benissimo, adesso avranno il riferimento unico, ma ce l'avevano già prima il riferimento unico, che tra l'altro mi dicono aver cercato diverse volte, ma ahimè è andata male. Vi do alla fine della conferenza stampa vi invio un WhatsApp con la foto del decreto. Ve le leggo però. Allora, in capo al sindaco restano le competenze in materia di attuazione del programma, coordinamento delle attività amministrative, la rete tra i comuni, i rapporti con gli enti superiori, la polizia municipale e la programmazione. In capo al
all'assessore e vice sindaco Teodoro Medaglia restano i lavori pubblici e di viabilità, manutenzioni, verde pubblico, cimiteri, agricolture e fiere, mercati e commercio. Assessore Patrizia Addis, con competenze in materia di sanità, servizi sociali, volontariato, edilizia popolare, lavoro, trasporti, ricerca, bandi di finanziamento, bilancio e tributi. Assessore Marco Bernardi Ghisla, competenze in materia di urbanistica, edilizia privata, ambiente, BIM, che sono i bacini periferi montani, e frazioni. La signora Chiara Faletto, assessore con competenze in materia di istruzione, toponomastica, politiche giovanili e area urbana. Sono inoltre assegnati ai consiglieri comunali Claudio Betaz l'incarico di capogruppo e poi la competenza in materia di cultura, mostra della ceramica, associazioni, turismo e coordinamento degli eventi. È una cosa che tengo molto, che da adesso in avanti dovrà essere fatta, la comunicazione. Il consigliere Alberto Pautasso, competenze in materia di sport, rapporti con SMAC, protezione civile, attività produttive, illuminazione pubblica, organizzazione del personale e patrimonio. Queste sono questa è la suddivisione delle deleghe. Comunque sia, questo tipo di struttura poi, come avete visto, dà all'interno dell'amministrazione degli ambiti ben precisi di riferimento. Quindi, da questo punto di vista, cominceremo a lavorare al meglio. Voglio fare, però, voglio dire alcune cose su quello che è stato fatto fino ad oggi, perché proprio poco non è stato fatto. E parto però col dirvi che sicuramente, come ho detto all'inizio, abbiamo fatto degli errori, e uno degli errori più gravi è stato quello di coinvolgere poco, di chiuderci un po' a riccio, di coinvolgere poco sia i cittadini con la comunicazione, per quello ho voluto dare un incarico specifico, sia soprattutto il gruppo che ci ha sostenuti. Ci siamo un po' chiusi, i motivi li ho spiegati già diverse volte. Ci siamo ritrovati con un carico di lavoro non indifferente, ci siamo ritrovati senza capo ufficio tecnico, senza capo della ragioneria, che è insomma un settore vitale per un comune in generale. Lo è ancora di più del comune di Castellammare per tutta la situazione economica che abbiamo ereditato. E questo è uno dei motivi principali per cui abbiamo lavorato tanto in maniera silenziosa, cioè noi abbiamo ereditato una serie di cose che anche queste le ho dette durante l'ultimo consiglio comunale, le macro cose che abbiamo risolto solo in questi ultimi periodi. Poi ci sono tante micro cose che vanno risolte, tanti micro debiti che vanno risolti. Cosa significa? Che noi arriveremo a fine mandato, che saremo a zero puliti? No, ci mancherebbe altro. Però una cosa è trovarsi dei piccoli aggiustamenti da fare, una cosa sono le cifre che vi ho detto l'altro giorno in consiglio.
le tre cifre, poi magari ce ne saranno altre, ce ne sono altre, professionisti da pagare e quant'altro, ma queste tre cifre, i 180.000 euro ad ASA di Ambrosini, i 74.000 euro alla comunità montana che deve essere ormai in liquidazione per cose non pagate, io ho detto 200.000, vi garantisco che sono molto di più. Comunque, quando siamo entrati noi a giugno 2017, c'era arretrato verso Tecnoservice oltre 200.000 euro da pagare. Oggi, al 31 ottobre, noi ci siamo portati in pari. Questo è un grosso risultato. Ed è ovvio che questi risultati sono, portano anche a fare una parte di sacrifici su quelle che sono le cose da fare poi in città. Però io poi sono preso questo, che è quello che abbiamo distribuito durante la campagna elettorale, e l'ho analizzato. E non è che abbiamo fatto proprio nulla. Vi leggo i punti che avevamo scritto. Con la premessa che è questa, durante la campagna elettorale, noi, questo gruppo, ha sempre detto: noi non promettiamo nulla di grosso, perché sappiamo benissimo che qualche problema c'è. Non ci aspettavamo così tanti problemi, ma qualche problema c'è. E l'abbiamo trovato. Primo punto, il comune deve diventare il facilitatore delle energie locali. E ovviamente ci stiamo lavorando. È una cosa molto generica, però voglio dire, noi stiamo lavorando sull'asset del turismo, stiamo lavorando sull'asset dei lavori pubblici e delle manutenzioni, stiamo lavorando soprattutto sul sociale. Partecipazione attiva e attenzione al sociale e agli anziani. Patrizia su questo sta facendo un grossissimo lavoro. Creazione di uno sportello polifunzionale. A questo non abbiamo ancora messo mano. Abolizione delle strisce blu. Come avevamo promesso, le abbiamo tolte. Poi è vero che le abbiamo verniciate quest'anno. Ma voglio dire, le leggi sono leggi, la segnaletica verticale è quella che vale. È vero che qualcuno ogni tanto chiedeva dov'è l'affare per mettere le monetine, però voglio dire, hanno tutti risposto in maniera educata, non è mai capitato nulla di grave su quello. Le strisce blu però le abbiamo abolite, come avevamo detto. Attenta programmazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie. Anche lì, come avete visto, siccome non abbiamo la bacchetta magica, con noi, anche questa è una cosa che dico sempre, abbiamo circa 80 km di strada, 5 cimiteri e 5 scuole, 2 soli cantonieri. E quindi è ovvio che non si può fare tutto, perché quello che non fanno i cantonieri devi darlo in qualche maniera in appalti o mini appalti, ma non sempre ci sono le risorse per farlo. Quindi è chiaro che su quello abbiamo remato, e come che abbiamo remato? Però vi dico che abbiamo partecipato già e non eravamo accreditati presso l'assessorato al lavoro della Regione Piemonte sui bandi che ne... Sembra così, ma ne fa la Regione Piemonte. Allora noi abbiamo partecipato a un bando e abbiamo preso il contributo per 3 persone che finiranno di lavorare a fine gennaio. Ma il 18 scade un altro bando per 3 persone per un anno che lavoreranno 25 ore alla settimana, mi sembra, 5 giorni per 5 ore alla settimana, e noi parteciperemo.
E se ci andrà bene e lo vinceremo, avremo 3 persone, quindi avremo poi 5 cantonieri. E allora si comincerà a vedere qualcosa. Abbiamo fatto un piano mezzi, lo abbiamo approvato con l'ultimo bilancio. E abbiamo delle catapecchie, non delle macchine, non dei mezzi, catapecchie. Da quanti anni è che non vedete un mezzo nuovo a Castellamonte? Vi ha stanziato 32.000 euro. Prenderemo, adesso i cantonieri sono praticamente a piedi. Però non è tutto subito, tutto fatto e tutto subito. La calendarizzazione degli eventi per evitare le sovrapposizioni. Quest'anno siamo arrivati un po' lunghi, però abbiamo fatto un'assemblea l'altra sera, il 3 dicembre, dove c'erano tante associazioni che sono state anche formate da parte del maresciallo dei carabinieri, da parte del nostro responsabile, da parte del tecnico che ci redige i piani di sicurezza. Abbiamo cominciato a lavorare anche da questo punto di vista. Valorizzazione e coinvolgimento delle associazioni presenti, ed è in corso, è questo, non solo associazioni ma anche cittadini. E su questo io devo dare atto pubblicamente al consigliere Recco, che ha presentato quella proposta di... come si chiamava? Esattamente, l'albo dei volontari. Presentato la proposta, l'abbiamo giudicata un'ottima proposta, l'abbiamo approvata. Chi vuole fare il volontario per Castellamonte, su tutti i temi che si vogliono, c'è la possibilità di farlo ed è anche assicurato. Creazione di una commissione della ceramica per la gestione della mostra e degli altri eventi legati alla Terra Rossa. Chiaramente questo è uno dei temi che sarà affrontato prossimamente. Adesso cosa abbiamo affrontato? Abbiamo portato a casa 750.000 euro sulla ceramica, 200.000 cominceranno i lavori. Adesso ci hanno detto dalla sovrintendenza che c'era un problema sull'appalto per un ricorso, che contano di chiudere entro metà dicembre, quindi io credo che ad inizio anno prossimo cominceranno i lavori del tetto e subito dopo andremo a firmare in assessorato alla regione l'accordo di programma e cominceremo a faremo il progetto, realizzeremo i lavori e finalmente il Museo della Ceramica sarà realtà. Dopo dovremo allestirlo e dopo dovremo gestirlo, quindi il lavoro non finisce, continua. Ideazione di un piano turistico integrato, ceramica, commercio, natura. C'è un tavolo, c'è un tema su questo, adesso ho dato la delega a Claudio, c'è un tema su questo che è il tavolo dell'Agenzia per lo sviluppo del Canavese. C'è una serie di proposte allo studio, adesso si sta parlando soprattutto di infrastrutture, noi invece di nostro cominceremo a parlare di turismo. Con l'acquisto di un'applicazione che sarà il primo passo, dove andrà a segnalare ai cittadini le criticità che possono esserci in città, ma andrà anche a dire quali sono gli eventi che si fanno in città, quali sono le cose che si possono trovare a Castellamonte, le cose che si possono vedere, gli orari di apertura di queste cose che si possono vedere. Le stiamo strutturando. L'istituzione della commissione edilizia, abbiamo... Ma non avevo messo il silenzioso. Scusate, pensavo di aver messo il silenzioso. Aspettate che lo metto, ma così. Scusate. Così come dicevo, l'istituzione della commissione edilizia, abbiamo portato a casa il piano regolatore, che non è quello che noi pensavamo, ma comunque dietro una spesa di 337.000 euro di tecnici,
era obbligatorio verso i cittadini portarlo a casa. Abbiamo, tra l'altro, abbiamo partecipato a, abbiamo fatto questo, questo studio sulla Passive House, che, dove Marco è andato a Riva del Garda, e città ben più grosse della nostra, tipo Lodi, hanno detto e ci hanno fatto i complimenti. Quindi stiamo lavorando anche su, su queste cose. Le istituzioni di giornate di, ed iniziative culturali, più di così, cioè abbiamo, se, se mettiamo, ci mettiamo anche culturali trattino sport, stiamo veramente facendo di tutto e di più. Buongiorno Ceramica è Buongiorno Ceramica, non è più una roba di nicchia con un fornello lì. Cioè, quest'anno Buongiorno Ceramica sono stati due giorni di eventi. La mostra della ceramica, idem, ma camminate, Babbo Runner l'anno scorso, tante cose stiamo facendo. Il Palio dei Lioni, organizzazione del Palio Sportivo dei Lioni, era un punto, l'abbiamo fatto con una, direi con una buona partecipazione e con un buon successo. Maggiore attenzione sulla discarica e sul servizio rifiuti. Anche qua stiamo lavorando alacremente a quelle che sono le problematiche della discarica, e mi sembra che qualcosa comincia a vedersi. Io confrontiamo, se andiamo a fare una foto adesso alla discarica e la confrontiamo con le foto di tutti i giorni che c'erano, che ci sono state nel corso degli anni precedenti, vedete che c'è una certa differenza. La discarica è coltivata, è ben tenuta. Io avevo detto che avrei chiesto al Ministero di intervenire, sono andato a Roma e al Ministero mi hanno detto che non era possibile. Per una serie di motivi. Intanto perché c'era ancora del... Intanto perché era una discarica coltivata. E poi perché ci sono ancora delle, delle volumetrie da, da riempire, quindi chiaramente loro la ritengono un'economia. Per quello che ci riguarda, la, la discarica prima chiude e meglio è. E l'abbiamo sempre pensata così e continuiamo a, a pensarla così. Potenziamento del collegamento internet nelle frazioni, su questo non abbiamo fatto nulla. La costituzione dei consigli di frazione, ormai sono stati nominati, faremo a breve una riunione con tutti i consiglieri di frazione, dove e alcuni, in alcune frazioni stanno già lavorando e hanno già fatto delle, delle iniziative e delle assemblee. Voglio precisarvi che è passato solo un anno e mezzo da quando siamo entrati in carica. Non sono passati 4 anni e mezzo e quindi questo è un bilancio di fine legislatura. Questo è un bilancio di inizio legislatura, se permettete. E poi vorrei ancora dirvi che stiamo predisponendo un grosso piano sul, sulle asfaltature, che stiamo per finalmente andare in bando / affidare questo, l'illuminazione pubblica, la gestione dell'illuminazione pubblica. Il bando delle tre persone, ve l'ho detto prima, che stiamo per partecipare. Sulle scuole, non vorrei dire, ma abbiamo ereditato anagrafe scolastica zero, ferma al 2010, quando anche la signora Bersano era assessore. E non dimentichiamole queste cose. Adesso si meravigliano tutti, però la signora Bersano è stata consigliere delegato e poi assessore, ma il, l'anagrafe scolastica sempre ferma è stata, l'abbiamo ripresa noi adesso, stanno lavorando gli uffici e non è una roba di semplice gestione, anche perché ha anni di arretrato da andare a, a ripianare. Abbiamo partecipato a un bando per la scuola elementare da 800.000 euro e siamo, abbiamo affidato
la progettazione dei certificati di prevenzione incendio è antisismico, affidiamo prima l'antisismico, giusto Chiara? Affidiamo l'antisismico prima, in modo tale da poter cercare di risalire su quella graduatoria che la Regione ha stilato lo scorso anno. Quindi, come vedete, insomma, alcune cose sono state fatte. Sicuramente il nostro impegno è quello di mantenere quello che avevamo detto e di lavorare per la città, perché l'impegno che avevamo assunto noi e chi oggi non è più con noi era quello di lavorare per il bene comune, non per gli arrivismi personali. E qua si è parlato solo di quello in questi giorni. Io per adesso mi fermerei qui. Se volete fare delle domande, siamo disponibili. Edo Abra. Sicuramente valutiamo tutte le proposte, ci mancherebbe. Se i dissidenti, come li hai chiamati te, faranno delle buone proposte, noi siamo assolutamente disponibili a discuterle e se sono buone, come abbiamo fatto con le proposte del consigliere Recco, le approviamo. E come che le approviamo? Però ad oggi, in un anno, proposte non ne ho viste neanche dalla maggioranza dei due dissidenti, come li chiami tu, perché evidentemente pensavano ad altro. Ci sono altre domande? Lascia finire di scrivere a Brate, perché se no si perde le virgole, poi magari... E invece per la questione dei commercianti, per il commercio? Per il commercio io avevo dato una delega, ben precisa, c'è scritto anche sul dispositivo, sul come si chiama, sul decreto. La delega ce l'aveva Maria Luisa Villirillo. Maria Luisa Villirillo ha dichiarato di non essere stata coinvolta. Allora io vi do semplicemente dei dati, ma ve li do davvero in maniera molto tranquilla. Noi abbiamo fatto 29 giunte, a queste 29 giunte lei non ha partecipato a 16, in un anno, è giusto un anno il 13 di dicembre. E, badate bene, non è che non ha partecipato alle ultime, per cui poteva essere lecito dire, ma io ho partecipato all'inizio, il sindaco e il resto della maggioranza mi hanno tenuta fuori e io non ho più partecipato. No, non ha partecipato all'inizio, quando c'era da programmare. Questo è un dato importante. Io ho i messaggi, abbiamo messo le luci, le abbiamo messe al pelo. Voi non avete idea di quante volte ho sollecitato la richiesta dei preventivi all'assessore competente. E poi, basta che prendete il bilancio, andate all'ufficio ragioneria e dite fatemi vedere i capitoli della signora Villirillo e vedete al giorno delle sue dimissioni quanti euro ha speso sui suoi capitoli, che li aveva e loro testimoni hanno tutti massima autonomia.
speso zero. Quello è il problema. Allora, io capisco la dimissione nel senso che dice vabbè, io non me la sento, non ho tempo, ho dei problemi, qualsiasi cosa, ma non mancato coinvolgimento, no. Mancato coinvolgimento, no. Sul commercio, da adesso in avanti, vedremo. Ecco, la cosa che voi dovete valutare è, vediamo, ci troviamo fra un anno, e vediamo cosa sarà fatto in questo anno sul commercio, avendo cambiato l'assessore. Vediamo. È una delle sfide che io propongo. E la propongo al qui presente assessore. Vedremo cosa succederà in questo anno. Però, chiaramente, i dati sono dati e sono assolutamente chiari alla luce del sole e che tutti i cittadini possono vedere.